Ciao a tutti e benvenuti anche oggi. La lezione di Pilates che andremo a fare oggi sarà di intensità 3 e 4. Ci servirà un elastico, oppure se non avete un elastico a casa potete costruirlo con 3 paia di calze di nylon, meglio se di 200 den, di modo da avere un po' più di resistenza, intrecciarle fra loro e fare 2 nodi all'estremità. Io userò l'elastico perché è un pochettino più pratico. E così partiamo in piedi. Andiamo a portare l'elastico avvolto intorno alla nostra gabbia toracica per portare l'attenzione un po' al nostro respiro. Quindi lo cerchiamo di tenere bene aperto e avvolgere le costole fluttuanti, quelle più basse, lo incrociamo qui davanti e lo teniamo fra pollice e indice, palmi delle mani che guardano all'insù. E adesso teniamo un po' di tensione nell'elastico, ma dobbiamo lasciare che la tensione ceda per poter inspirare ed espandere la gabbia toracica lateralmente. E buttando fuori l'aria andiamo a creare un po' di tensione nell'elastico e ad accompagnare il torace che si chiude. Quindi allento l'elastico ed inspiro. Fuori l'aria. Il torace si chiude e do un po' di tensione nell'elastico. Ricordati di inspirare dal naso ed espirare delicatamente dalla bocca. E poi emettere un suono che assomiglia ad una F. E un'ultima volta. Andiamo ora a sciogliere l'elastico. Ci soffermiamo un attimo per andare a percepire il nostro respiro. E percepisci la gabbia toracica adesso che è libera di espandersi lateralmente e posteriormente. E così manterremo questa respirazione durante il nostro allenamento. Ora andiamo a portare l'elastico sotto i piedi, quindi controlliamo che le estremità siano lunghe e uguali e poi portiamo i piedi leggermente separati in appoggio sull'elastico e poi andiamo ad afferrare l'elastico vicino ai piedi di modo da avere un po' di tensione e distendiamo le nostre ginocchia. Bene, andiamo a fare delle circonduzioni delle spalle, quindi portiamo le nostre spalle avanti, su fino agli angoli della bocca, dietro fino ai lobi degli orecchi e poi giù. Porto avanti e su, dietro e giù, ancora avanti, su, dietro e giù. Inspiro e fuori l'aria. Inspiro avanti, su, fuori l'aria, dietro e giù. Avanti, su, dietro e giù. Inspiro. Ancora, inspiro e pensa di rallentare il movimento di discesa, quindi porto le spalle in linea con i lobi e piano, 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 rallento, pausa, di nuovo avanti, su, porto ai lobi degli orecchi e gradualmente rallento la discesa. E mi soffermo quando le spalle sono bene via dalle orecchie e provo a tirare le scapole giù di modo da attivare la muscolatura alla base delle scapole e di modo da poter allungare bene i trapezi. Quindi lo rifacciamo con questo principio. Porto le spalle avanti, su, le porto ai lobi delle orecchie e piano piano scendo un gradino. 2 gradini, quindi resisto all'elastico, ma lascio che la muscolatura del collo si allunghi. Quando arrivo alla massima lunghezza, mi soffermo e vado a tirare le spalle via dalle orecchie. Quindi attivo la muscolatura
qua sotto per strecciare di più i trapezi. Lo faccio un'altra volta, porto le spalle avanti e su, porto le spalle in linea con i lobi delle orecchie, quindi attenzione che non vadano oltre, ma manteniamo in linea con i lobi, quindi nella posizione neutra delle spalle e poi gradualmente scendo, resisto, resisto. Quando arrivo al limite, provo a tirare di più giù le spalle, andando a percepire la muscolatura alla base delle scapole. E poi rilasso. Mi fletti le ginocchia, andiamo ad articolare la schiena. Parto dalla testa e un segmento dopo l'altro mi scendi giù. Percepisci che la tensione nell'elastico si allenta, inspiro, scavo l'addome. Attenzione perché adesso incontreremo la tensione dell'elastico, quindi abbiamo bisogno di addome forte perché abbiamo un carico e ti riporti verticale. Ginocchia morbide, parti dalla testa. Testa cervicale, articola il torace, un segmento dopo l'altro scendo, inspiro e fuori l'aria, scavo l'addome, gradualmente mi ritorni su, una vertebra dopo l'altra. E un'ultima volta, parto dalla testa, articolo bene e scendo giù. Inspiro e fuori l'aria, scavo bene l'addome, incontro la resistenza e mi ritorni verticale. Bene, la prossima volta torneremo giù e aggiungeremo un elemento. Quindi mi scendi giù e adesso da qui, da schiena arrotondata, mi vai ad estendere la schiena. Quindi ti vieni a portare a schiena diritta, incontri un po' la resistenza dell'elastico, quindi senti com'è adesso tenere la schiena dritta con la resistenza e a schiena dritta estendiamo le gambe e ci portiamo verticali. Proviamo di nuovo. Ginocchia flesse, parto dalla testa e scendo giù, scavo bene l'addome che rimane attivo. Ora inspirando, raddrizzo la schiena. Incontro la resistenza dell'elastico, spingo con i piedi e mi ritorni verticale. Ginocchia morbide, parto dalla testa, fuori l'aria e scendi. Inspiro, trovo la schiena diritta, la mantengo, spingo con le gambe e mi ritorni verticale. E di nuovo, parto dalla testa, arrotondo la schiena, ginocchio morbide. E trovo schiena diritta, percepisco il tono nella schiena, spingo con le gambe, mi ritorni su. Ginocchia morbide, scendo giù. Adesso vado a lasciare a terra l'estremità che tengo con la mano sinistra, quindi faccio tutto con un braccio solo. Quindi di nuovo schiena diritta, sento la trazione solo da una parte e vai, spingo con le gambe, mi riporto su. E fuori l'aria, articolo e scendo. Fletto le ginocchia un pochino ed inspiro schiena dritta, spingo con le gambe, porto su, morbide le ginocchia, fuori l'aria e mi scendi giù, inspiro schiena diritta e ritorno verticale e mi scendi giù, espirando ed inspiro schiena dritta, spingo l'ultima volta. Ginocchia morbide, fuori l'aria, mi scendi giù, mi vai ad afferrare anche l'altra estremità, adesso controlla che sia pareggiato, schiena dritta, mi ritorni verticale e di nuovo ginocchia morbide, arrotondo e scendo giù. Ora lascio l'estremità che tengo con la destra e mi porti la schiena diritta e ritorni su. Ginocchia morbide, fuori l'aria e mi scendi. Ed inspirando schiena dritta, estendo le gambe e di nuovo fuori l'aria e scendo. Ed inspiro schiena dritta ed estendo. Ginocchia morbide e arrotondo e scendo. Ed inspiro schiena dritta, spingo con le gambe e mi ritorni verticale l'ultima volta e mi scendi giù,
Schiena dritta, spingo con le gambe e ritorno verticale. Bene, adesso mi mantieni sempre queste estremità e vai a percepire l'elastico che ti tira in inclinazione laterale e poi la muscolatura laterale del tronco che ti riporta verticale. Quindi di nuovo resisto alla trazione dell'elastico, inspiro e fuori l'aria ritorno usando la muscolatura laterale del tronco. E di nuovo inspiro. Resisto e fuori l'aria, ritorno. Vado a portare il braccio destro alla tempia, uguale il movimento. Resisto, fuori l'aria e ritorno. E quando fai movimenti di inclinazione laterale, pensa sempre massima lunghezza e ritorno. L'ultima volta. Inspiro, allungo e resisto. Fuori l'aria e ritorno. Riporto il braccio giù, mi fletti un po' le ginocchia. Trasferisci il peso ora sulla gamba sinistra e mi vai a liberare la gamba destra, inclinando anche il busto lateralmente. E senti la trazione dell'elastico. Il braccio è teso, non lo flettiamo. Ora mi porti il braccio su e sono in posizione inclinata. E da qui andremo più giù. Percepisci l'elastico che ti traziona verso il basso. Fuori l'aria, ritorno in posizione inclinata. E di nuovo inspiro, l'alluce rimane a terra, usa i muscoli laterali del tronco per tornare. Attenzione, spalle che guardano verso di me, no rotazione. Inspiro e fuori l'aria, ritorno. E un'ultima volta, perché questo è molto faticoso. E fuori l'aria, ritorno. Riporto tutto al centro, appoggio il piede a terra e distendo le gambe. Bene, torniamo giù, quindi mi fletti le ginocchia, parto dalla testa e scendo giù, vado ad afferrare l'altra estremità, verifico che siano lunghe uguali e così estendo la schiena prima e poi spingo con i tacchi e mi porto verticale. Quindi prima inclinazioni laterali semplici, percepisci la trazione, resisti e poi fuori l'aria, ritorno al centro e di nuovo inspiro. Inspiro, inclino e fuori l'aria, ritorno al centro. Porto il braccio su, accanto alla tempia e di nuovo senti la trazione, resisti e poi usa la muscolatura laterale del tronco per riportarti verticale. E ancora inspiro, inclino e fuori l'aria, ritorno. Ed ancora inspiro, allungo ed inclino e fuori l'aria, ritorno. Porto il braccio giù, fletto le ginocchia, trasferisco il peso sulla gamba destra e distendo la gamba sinistra. Mi porto in linea con la gamba, porto il braccio accanto alla tempia, quindi già tenere questa posizione è impegnativo. Da qui vado giù, inspiro, scendo e uso di nuovo la muscolatura laterale del tronco per tornare in linea, non oltre. Ed inspiro, scendo, fuori l'aria, torno qua. Se torni verticale è troppo facile. Ed inspiro, inclino. E fuori l'aria, ritorno. L'ultima volta, mantieni le spalle qui che guardano verso di me. E fuori l'aria, ritorno. Riporto tutto al centro, riporto i piedi in appoggio e vado a distendere le gambe. Bene, e così da qua. Mi fletti le ginocchia, mi arrotondi la schiena, puoi lasciare giù l'elastico e poi mi scavi l'addome e ti vieni a riportare verticale. Bene, così andiamo a recuperare il nostro elastico e andiamo a strecciare un pochettino le braccia. Mi potete tenere l'elastico più largo rispetto alla larghezza delle vostre spalle, quindi mi andate a portare le braccia su all'altezza sopra la testa e poi riporto le braccia lungo i fianchi. Ancora, inspiro, le braccia salgono e fuori l'aria, riporto giù e ancora, inspiro, mantieni ora le braccia su. Adesso andate a tirare nell'elastico di modo da poter portare le braccia dietro la vostra testa. Stop qui.
Ora, quello che stiamo cercando di fare è uno stretching dei pettorali, quindi mi tieni le spalle via dalle orecchie e larghe, quindi attenzione a non lasciare che le scapole si avvicinino. E adesso piano piano, per aumentare lo stretching, puoi lasciare che l'elastico tiri, quindi le tue mani si avvicineranno, vai fin dove senti che c'è stretch e non formicolio. Ora tiro di nuovo nell'elastico per portare le braccia un po' più in giù e di nuovo lascio che l'elastico vada ad avvicinare le mie mani, cerco lo stretch del petto, le spalle via dalle orecchie, rimango, butto fuori l'aria. E di nuovo tiro nell'elastico, scendo ancora qualche centimetro più giù e di nuovo lascio che l'elastico tiri il petto, mantieni pancia dentro, stiamo cercando stretch nel pettorale, se senti che formicola è perché stai stretchando troppo, quindi riduci ed infine porto le braccia dietro, ultima volta, ovvero giù basse e lascio che l'elastico aumenti lo stretch. E porto giù le braccia e così allontano le mie mani e riporto le braccia su. Quindi qua vado a esplorare qual è l'ampiezza del mio movimento. Inspiro, provo a fare la circonduzione completa e quello che vorrei vedere da voi, anche se non vi vedo, ma lo immagino, quindi vorrei che le vostre braccia fossero facessero un movimento simmetrico, quindi attenzione che non succedano queste cose qua. Quindi apri le scapole, braccia lunghe, piuttosto tira un po' nell'elastico per consentirti di fare un movimento simmetrico con le due braccia. E l'ultima volta e fuori l'aria e riporto le braccia lungo i fianchi. Bene, avviciniamo ora le mani, teniamo le mani alla stessa larghezza delle spalle e andiamo a tirare un pochettino verso l'esterno, mi flettete le ginocchia e la gamba destra la andiamo a portare dietro, così, quindi il busto è leggermente inclinato in avanti e la gamba destra è dietro, mi recuperi l'attività addominale, lavoro solo con la gamba destra, fuori l'aria la faccio salire un poco ed inspiro giù, fuori l'aria sale e riporto giù, ancora sale e riporto giù. E sale, riporto giù, la prossima volta rimane su, distendo la gamba che sta a terra e adesso porto la gamba su, 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 su e il busto scende, quindi gamba e busto sullo stesso piano, ora scende la gamba, salirà il busto, appoggio l'alluce dietro, salgono le braccia e vado a cercare un'estensione toracica. Ora ritorno, le braccia scendono, mantieni un po' di tensione nell'elastico, sale la gamba, gamba e busto si portano in linea e poi scende la gamba e porto le braccia su e cerco estensione toracica. E mi ritorni, mi vai a cambiare gamba, quindi tengo la gamba destra in appoggio, fletto le ginocchia, gamba sinistra dietro, po' di tensione nell'elastico, fuori l'aria la gamba sale e riporto giù, ancora su e riporto giù e hop, riporto giù, ancora, sempre via le spalle dalle orecchie e l'ultima volta la gamba rimane su, distendo la gamba che sta a terra e vado a sollevare la gamba e scende il busto, mi porto in una T. Adesso immagina questa T la vuoi mantenere sempre, quindi prima sale il busto, poi scende la gamba, mantengo sempre gamba e busto sullo stesso piano, porto le braccia su ed inspiro, estendo il torace e fuori l'aria, ritorno. Sale la gamba, scende il busto. Tengo soprattutto l'equilibrio, ora risale il busto, la gamba scende e poi vado in estensione. Apro il torace, apro l'inguine e ti riporti verticale. Bene, piedi paralleli. Ultima fatica in piedi. Porto di nuovo le braccia su e le vado a portare
Dietro. Bene, una volta che avete le braccia dietro, mi andate a piegare i gomiti e fate passare l'elastico qua sotto. Quindi da qua dietro piego i gomiti, l'elastico viene avanti e appoggiamo l'elastico alla lacciatura reggiseno. Palme delle mani che guardano qui davanti, mi fletti le ginocchia, andiamo in rotazione. Fuori l'aria. Ruoto, intensifico, inspiro, torno. E l'elastico ti accompagna in questo movimento rotatorio. Pensa al braccio che è più vicino a me, che ti aiuta a ruotare, non a quello che è più lontano da me, quindi quello dietro, ma quello davanti. Ti accompagna nella rotazione toracica, il bacino fermo, vai. Ed inspiro. 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 Inspiro ed inspiro. Mi distendi le gambe, fletto i gomiti e rilasso le braccia. Bene, ci andiamo a portare adesso seduti sul tappetino. Quindi ci portiamo al centro del tappetino e mi andate a posizionare l'elastico sotto i piedi. Tenete i piedi separati, verificate sempre che la lunghezza dell'estremità sia uguale. E poi afferro l'elastico piuttosto vicino ai piedi. Prima andiamo a mobilizzare la schiena. Quindi al prossimo espiro ruoto il bacino all'indietro, mi vado a sedere dietro agli ischi e vado a creare con la mia schiena una curva C. Quindi la parte superiore del tronco risponderà a questo movimento flettendosi un poco. E poi inspirando mi ritorni verticale, riporti la schiena diritta. Al prossimo espiro di nuovo pancia dentro, ti siedi dietro sugli ischi e arrotondi un poco la schiena. Le spalle rimangono sempre in linea con gli inguini. Ed inspirando riporto su. Quindi la posizione curva C, ricordate, non è una posizione insaccata, ma è una posizione di massimo allungamento della colonna. Ed inspiro. E ancora, fuori l'aria, scavo l'addome, arrotondo ed inspiro. La prossima volta manteniamo la nostra posizione a C. Quindi fuori l'aria, mantengo e adesso incomincio a trasferire il peso dietro, mi siedo dietro gli ischi, sul sacro, vado a ricercare l'appoggio della zona lombare, pausa, inspiro e fuori l'aria, scavo l'addome, mi riporto in posizione C e poi raddrizzo la schiena e di nuovo fuori l'aria, retroversione del bacino e mi porto giù andando a percepire l'appoggio graduale di sacro, zona lombare, inspiro qua nella gabbia toracica e fuori l'aria, risalgo. Salgo e di nuovo inspirando raddrizzo la schiena ed ancora fuori l'aria retroversione. Percepisco bene il movimento del bacino e gli appoggi graduali sul sacro fino ad arrivare alla zona lombare. Inspiro e fuori l'aria scavo l'addome e mi riporto su verticale. La prossima volta rimarremo giù, quindi arrotondo, mi vieni dietro, appoggiati al sacro e alla zona lombare, via le spalle dalle orecchie, pronti per i molleggimi. Inspiri, fuori l'aria, mi sali fino al cinturino del pantalone, poi mi scendi giù. Fuori l'aria, salgo ed inspiro, fuori l'aria. Ed inspiro, quindi sto lavorando soprattutto sulla zona lombare, quindi sto cercando attività addominale e stretch nella zona lombare. Ed inspiro, spalle via dalle orecchie, le braccia sono tese, attenzione, no, questo, no, tirarvi con le braccia, usate l'addome per fare questo movimento, fuori l'aria. Ed inspiro, la prossima volta mi risali e adesso mi raddrizzi la schiena, schiena bene verticale. Andremo a lavorare con una gamba sola, quindi fuori l'aria, di nuovo retroversione e vai proprio a percepire coccige. Il sacro piano piano si appoggia a terra fino a cinturino e pantalone, zona lombare. Ora la gamba più vicino a me, attenzione, la portiamo a tavolino, puoi avvicinare anche i piedi, porto la gamba a tavolino.
Molleggi in questa posizione, quindi la gamba viene verso di te, il busto sale ed inspiro fuori l'aria, inspiro ed inspiro. E forse sentite i vostri muscoli obliqui che lavorano ed inspiro, inspiro, inspiro l'ultima volta. E riporto il piede giù, mi inspiri e risali. Scavi l'addome, articola bene e di nuovo mi raddrizzi la schiena. Abbiamo l'altra gamba da fare. E vai fuori l'aria, scavo l'addome, retroversione del bacino. Controlla bene di articolare sacro, quinta lombare, quarta, terza, seconda. Porto l'altra gamba a tavolino. Via le spalle dalle orecchie e vai fuori l'aria, gamba viene verso di te ed inspiro, ed inspiro e hop, gamba e busto si incontrano ed inspiro, ai ai ai, inspiro, inspiro ancora, inspiro, brucia tutto, hop ed inspiro l'ultimo. Ed inspiro, riporto giù, forza e coraggio, inspiro, scavo l'addome e risalgo. Mi raddrizzi la schiena, mi distendi le gambe e adesso tira un po' con le braccia per andare ad allungare bene la zona lombare, inclino un poco in avanti. Se non va con le ginocchia tese, naturalmente a gambe piegate. Allungo bene la zona lombare e poi ritorno verticale. Mantengo la schiena dritta, vado ad afferrare bene in avanti il mio elastico e lavoro solo con le braccia, ruoto i palmi all'insù, tiro i gomiti dietro, tenendo i gomiti vicino al corpo. Piano riaccompagno e ruoto i palmi all'ingiù. Quindi palmi all'insù, non solo i palmi, ma extra ruoto anche gli omeri. Quindi pieghe dei gomiti guardano al soffitto e poi tiro, tengo, piano riaccompagno e ruoto tutto giù. Di nuovo extra ruoto avambracci e omeri. Tiro. Tengo e riaccompagno e porto giù. L'ultima volta, fuori l'aria, extra ruoto, tengo, pausa qui. Ora il braccio più vicino a me lo porti più indietro, tieni l'altro braccio più indietro, tieni, mantieni. E ora mi vai in estensione toracica, inspiro, guardo il soffitto, tengo. E fuori l'aria, piano ritorno al centro e poi riaccompagno. Ora mi vai ad incrociare l'elastico, lo tieni incrociato e mi vai a portare le braccia tese fuori, mi disegni una A, una tenda canadese con le tue braccia e adesso il movimento sarà fletto i gomiti, porto i gomiti all'indietro e distendo. Preso quasi troppo lungo, fuori l'aria. Quindi pensa alla parte posteriore del braccio, quindi questa parte qua che esegue il movimento, quindi tiro indietro e ritorno. Il gomito rimane come in appoggio su una superficie non più alto della spalla e fuori l'aria. E schiena dritta, fuori l'aria. Ora il braccio più lontano da me rimane teso mentre lavoro solo con quell'altro. Fuori l'aria, tiro ed inspiro. Questo braccio rimane teso, fuori l'aria e ritorno, fuori l'aria e ritorno. Adesso il braccio che è teso spinge un po' contro l'elastico, mantieni quella tensione, fuori l'aria, tiro, ora vado in rotazione verso di me e ruoto e spingo di più con il braccio che rimane teso, ritorno al centro, allento la trazione nell'elastico e distendo. Provo di nuovo, un po' di tensione nell'elastico, braccio più lontano da me. Tiro fuori l'aria. Ora inspirando, ruoto con il torace, spingo di più nell'elastico con il braccio teso e ritorno al centro e allento. Un'altra volta.
Trovo la tensione nell'elastico, fuori l'aria, gomito fuori ed inspiro. Mentre ruoto, tiro più fuori il braccio teso e poi ritorno al centro e riporto giù. Rilasso un attimo, eventualmente cambio l'incrocio di modo da avere la stessa tensione. Quindi provo dall'altra parte, braccio teso, questo rimane stabile, prima provo solo il piegamento del gomito, fuori l'aria, piego il gomito e distendo. E ancora, fuori l'aria, il gomito si piega e distendo, così lo vedete anche da un'altra prospettiva. E distendo e fuori l'aria, tiro. E distendo. Adesso il braccio che sta teso trova resistenza. Quindi fuori l'aria, piego il gomito. Inspiro, ruoto il torace, mi avvito e vado a tirare di più con il braccio che sta teso e poi allento tutto e ritorno. E di nuovo, prima fletto il gomito fuori l'aria. Inspiro, ruoto ed intensifico. E mi ritorni e altre due volte fuori l'aria, fletto, inspiro, ruoto e spingo via il braccio teso e ritorno l'ultima volta fuori l'aria, inspiro, allungo. E poi mi ritorni. E così da qua mi puoi sfilare l'elastico, ci portiamo supini, i piedi paralleli, spazio fra un piede e l'altro per un terzo piede e andiamo a sciogliere un po'. Mi vai in retroversione del bacino e gradualmente mi sali in ponte, espirando. Ora inspiro, porto le braccia dietro, tese lunghe e fuori l'aria. Senti lo sterno che si appoggia a terra, quindi andiamo a strecciare bene la zona adesso che abbiamo fatto lavorare. Mi riporti il bacino in posizione neutra e poi riporti le braccia lungo i fianchi. Di nuovo, retroversione del bacino e salgo. Inspirando, porto le braccia dietro, mantieni la nuca lunga. Quindi concentra adesso la tua attenzione sulla parte superiore che si appoggia gradualmente giù. Quindi riempio lo spazio fra le scapole, articolo una vertebra dopo l'altra. Trovo di nuovo la posizione neutra del bacino e braccia lungo i fianchi. Ancora fuori l'aria e mi sali in ponte. Inspiro, mi porti le braccia dietro. Fuori l'aria, scendi giù un segmento dopo l'altro. Ed inspirando, braccia lungo i fianchi. Mi trovi la posizione neutra del bacino adesso, apro le clavicole, premo le braccia a terra e ora mi risali in ponte, mantieni il tuo ponte, mi intensifichi la retroversione del bacino. Trasferisci il peso sulla gamba più lontana da me, stacchi il tallone più vicino a me. Le dita vanno in point e poi mi porti la gamba a tavolino. Ora inspirando sfioro con l'alluce il pavimento, fuori l'aria. Inspiro, inspiro, inspiro. Cerca di mantenere il bacino stabile. Inspiro, fuori l'aria. L'ultima volta. Pausa, distendo la gamba lassù, porto il piede a martello, affondo il tacco su al soffitto, punto il piede, disegno dei piccoli cerchietti e 1, 2, 3, 4, cambio giro, 1, 2, 3, 4, fermo il movimento, fletto il ginocchio, riappoggio il piede a terra gradualmente. Ritrovo la retroversione, lunghezza della nuca, pressione delle braccia, trasferisco il peso sulla gamba più vicino a me, stacco il tallone più lontano, punto il piede, porto la gamba a tavolino, espirando. E così inspiro, fuori l'aria. Inspiro, cerca di tenere il bacino sempre stabile e fuori l'aria. In,
L'ultima volta mi fermi il movimento, mi distendi la gamba lassù, spingo bene l'alluce al soffitto, piccoli cerchietti, 1, 2, 3, cambio giro e vai, 1, 2, 3, 4, riporto il piede a terra, ritrova la tua posizione di ponte andando di più in retroversione del bacino, avvicina un po' le ginocchia di modo da non perdere il tono degli adduttori, mantieni la posizione stabile, apri le scapole, poi gradualmente mi scendi giù un segmento dopo l'altro. Mi trovi la posizione di imprint, rimani in imprint, mi porti una gamba al petto, seconda gamba al petto e mi allunghi bene la zona lombare. Mi vai a distendere una gamba, poi l'altra, mi porti le braccia tese sopra la testa, palme delle mani che si guardano e ora inspirando partono le braccia, testa, collo, fuori l'aria, mi sali su, rimani seduto dietro agli ischi, ritrova la tua posizione curva C, inspiro e fuori l'aria. Ti siedi dietro agli ischi e ritorni giù. Quindi cerchiamo di costruire qui la nostra curva C e la manteniamo per salire, la manteniamo anche quando siamo qua ed inspiro e ritorno giù. Ho sempre la mia curva C, quindi non mi insacco mai nella schiena. E di nuovo costruisci la curva C qua e adesso intensifica l'attività addominale. Lavoreranno anche i flessori della anca, inspiro e di nuovo fuori l'aria. Mantieni la tua curva C e ritorno l'ultima volta. Inspiro e fuori l'aria. Allungo, inspiro e da qua mi raddrizzi la schiena. Ti vieni a girare ora verso di me. Ti appoggi sull'avambraccio e mi vai a portare il piede qui davanti alla coscia che si trova a terra. Bene, in questa posizione qui, prima sistemiamo la scapola, la tieni via dall'orecchio e poi usando anche la spinta della gamba che sta a terra mi sollevi il bacino. Così ti porti in una posizione di plank laterale, il piede che sta laggiù me lo tieni a martello, controlla che il bacino guardi verso di me e anche le spalle. E poi ritorno giù. Quindi ti aiuti con questa gamba che sta a terra, via le spalle dall'orecchio e salgo, tengo e poi accompagno giù. E ora chi vuole lo può provare invece con i piedi a martello, uno sovrapposto all'altro, altrimenti come prima, via le spalle dalle orecchie sempre, mi sali. Tieni il braccio qui, mantieni la posizione. L'ultimo respiro. E poi riappoggio giù tutto. Mi fletti le ginocchia, le tiri vicino a te, mi allunghi il braccio su e andiamo ad inclinare lateralmente. Cerchiamo stretch nella muscolatura che abbiamo appena fatto lavorare. Mi appoggi ora la mano sulla tibia di modo da ruotare il torace e adesso andando a distendere le braccia mi scavi l'addome e ti porti indietro di modo da strecciare questa zona qui, quindi la zona del quadrato dei lombi, la tibia rimane in appoggio a terra, arrotondo bene la schiena. E poi ti riporti verticale e ci andiamo a portare subito sull'altro lato, quindi avambraccio in appoggio, una gamba tesa, l'altro piede che si appoggia a terra davanti alla coscia, via la spalla dall'orecchio, ricordati la spalla d'appoggio, puoi usare la gamba inizialmente per provare il movimento, senti com'è, quanto carico hai sulla spalla e poi riporti giù. Quindi il piede a terra, lo tengo a martello e di nuovo sale il bacino, mantengo la posizione. E poi ritorno giù. Quindi se vuoi, se prima l'hai fatto in questa versione più complessa, adesso lo puoi ripetere anche qui. E sali, tieni
Tieni e riporti giù. La prossima volta 4, 5 respiri, anzi, via la spalla dall'orecchio e salgo, tengo. Rimani, ascolta il tuo centro, ascolta la spalla via dall'orecchio, il collo rimane in linea, è un allenamento anche per i muscoli del collo. E poi riappoggio giù tutto, fletto tutte e due le ginocchia, le porto vicino a me, il braccio lo vado a distendere, mi tengo alla tibia ed inclino lateralmente. Respiro, cerco massima lunghezza nel fianco e poi vado a ruotare con il torace verso il basso, appoggio tutte e due le mani sulle tibie, scavo l'addome e mi sposto indietro cercando di spingere con la tibia nelle mie mani, di modo da cercare lo stretch nella zona dei lombi, appendo la testa. E poi ti riporti verticale. Bene, andiamo a recuperare il nostro elastico e questa volta andiamo a posizionare l'elastico in questo modo qua sul tappetino e andiamo a portarci sopra il ginocchio più vicino a me e controlliamo che sia ben stabile l'elastico e poi afferriamo con la stessa mano del ginocchio che lo tiene l'elastico. Ci portiamo in posizione di quadrupedia, le spalle via dalle orecchie, recuperami l'attività addominale. Ora prima lavoreremo con il braccio, quindi saranno questi muscoli qui a lavorare. Ricorda, spalle via dalle orecchie, fuori l'aria, porto il braccio fuori e su ed inspiro, lo accompagno giù. Ancora. Fuori l'aria, il braccio sale teso e ritorno, palmo guarda giù, fuori l'aria ed inspiro e ancora ed inspiro. Adesso la gamba più lontana da me si va a distendere dietro, porto il piede puntato, gamba e braccio lavorano insieme, non perdere l'attività addominale. E fuori l'aria, gamba e braccio salgono, piano ritorno giù, ancora fuori l'aria e piano ritorno, piano ritorno, piano ritorno, piano ritorno. L'ultima volta riporto giù il braccio, ma la gamba rimane lassù, tesa e lunga, ritrovo la mia posizione, via le spalle dalle orecchie, ora scendo col busto mentre sale la gamba e ritorno, un po' come abbiamo fatto all'inizio in piedi, ed inspiro, fuori l'aria, inspiro e questo è un push-up. Di tricipiti, quindi teniamo le braccia vicino al corpo, inspiro, fuori l'aria, busto dritto e l'ultima volta, inspiro e fuori l'aria. Riappoggio le ginocchia giù, mi siedo dietro sui talloni e allungo bene. Lascio che il respiro si calmi un attimo. E poi mi articoli un segmento dopo l'altro, ti riporti su, sposto l'elastico dall'altra parte, lo fisso bene sotto il ginocchio, recupero con la mano omolaterale l'elastico e recupero la mia schiena diritta. Via le spalle dalle orecchie, quindi prima apertura laterale esterna del braccio, fuori l'aria ed inspiro. Percepisci se ci sono differenze fra un lato e l'altro. E di nuovo fuori l'aria, apro ed inspiro l'ultima volta e ritorno. Ora la gamba più vicina a me la vai a distendere dietro e braccio e gamba 8 volte. Fuori l'aria salgono, rallento il ritorno, non c'è fretta. Fuori
Fuori l'aria, non finisco prima se fate veloce. E vai fuori l'aria. Ed inspiro, controlla le scapole e l'addome. E la gamba non sale più del tronco, non ci interessa. Usa il gluteo. E rallento. E rallento. È l'ultimo, mi sembra. E rimane sulla gamba, poggio giù tutte e due le mani. Ora facendo i push-up qui, cerca di tenere il tuo busto al centro, pancia dentro, via le spalle dalle orecchie. Andiamo a fare i pettorali questa volta. Quindi mi vai ad intraruotare le mani, i gomiti andranno fuori e scendo mentre la gamba sale ed distendo. Inspiro, scendo mentre sale la gamba e ritorno. Ed inspiro, fuori l'aria. E in. Ed inspiro, fuori l'aria. L'ultima volta. E riporto giù la gamba. Mi vado a sedere dietro sui talloni ed allungo bene. Mi inspiri. Ed espiri e adesso piano ti vai a riportare in posizione di quadrupedia. Poi mi vai a spostare le ginocchia all'indietro, mi pieghi i gomiti, mi scendi giù e ti vieni a portare prono. Prima recupero l'attività addominale, poi subito le braccia accanto al corpo tese, lunghe. E ora apro le clavicole, inspirando prima lo sguardo e articolo un segmento dopo l'altro e fuori l'aria, ritorno giù. Ed ancora inspiro e quando fai questo movimento pensa a testa, cervicale, sterno. Ora quando scendi, prima la base dell'osso sterno, poi il collo ed infine la testa. Quindi inspiro testa, collo, torace con lo sterno. Prima la base dello sterno, collo, testa, ancora inspiro, testa, collo, torace e prima torace, collo e testa e di nuovo testa, collo, torace e poi torace, collo e testa. Fletto i gomiti, porto le braccia accanto al petto e ora potrò salire di più. Ma sempre articolando, quindi via le spalle dalle orecchie, inspiro sempre testa, collo e torace. Ora non muovo i gomiti, però salgo il più possibile, vado a cercare massima estensione con i gomiti a terra e poi posso andare anche nell'estensione lombare, sempre che la tua schiena dica che va bene, andando a sostenerti con le braccia, via le spalle dalle orecchie, pube all'osso sterno e adesso piano, pensa di nuovo graduale, prima il pube, l'addome, poi sterno e collo e testa. Di nuovo inspiro, prima mi sali e mi trovi la tua massima estensione senza staccare i gomiti, poi usando la muscolatura della schiena, meno delle braccia, attenzione quando si ritorna, perché qui è facile, hop, portare le spalle alle orecchie, quindi usa i tricipiti, e la muscolatura della schiena per rallentare il ritorno. E un'ultima volta, inspiro. Mi sali, gomiti a terra e poi usa la muscolatura della schiena se vuoi andare di più in estensione, non perdi mai l'attività addominale e adesso mi scendi giù, mantieni l'appoggio sugli avambracci, mi puoi avvicinare e intrecciare le mani, recuperi pube nel tappetino, fai lievitare le gambe da terra, tira i gomiti verso i piedi per aprire l'osso sterno e vai, mi fletti e mi dai due kick verso il centro del gluteo, inspiro. E l'idea di fare questo esercizio è naturalmente aprire bene la zona degli inguini, quindi strecciare quadricipite, far lavorare la parte posteriore delle cosce, ma tenere il bacino stabile e l'estensione toracica. Hop, e anche lombare. E inspiro. Fuori l'aria, quindi tutta la parte anteriore che stiamo strecciando è attiva. Inspiro,
Spiro fuori l'aria e inspiro e fuori l'aria. Pausa. Riporto giù le gambe, riporto il busto a terra e da qua ti spingi su, mi arrotondi bene la schiena, mi cammini avanti con un ginocchio, altro ginocchio ed infine ti siedi dietro sui talloni e mi allunghi bene. E così da qua mi vai a respirare bene nella gabbia toracica, appendi la testa giù, che rilassi. E gradualmente mi articoli un segmento dopo l'altro e ti vieni a portare seduto sui talloni, vi girate un attimo verso di me, mi portate i piedi in posizione, le gambe in posizione diamante, mi appoggi le mani sulle tibie, cresci bene con la schiena e adesso mi porti le braccia fuori, mi inspiri, porti le braccia su, unisci i palmi delle mani e adesso tirando via le spalle dalle orecchie, piego i gomiti, lascio scivolare le braccia davanti al viso, davanti allo sterno e mi fermo un attimo qua, tenendo le spalle via dalle orecchie e i palmi uniti, recupero la percezione della lunghezza della schiena, dal coccige, dagli ischi fino alla sommità della testa. E poi mi vai a rilassare. Bene, e con questa lunghezza che abbiamo conquistato, vi auguro di affrontare una bellissima giornata e vi aspetto per la prossima video lezione. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale cliccando su iscriviti e di attivare la campanella con tutte le notifiche, così saprete sempre quando vi mandiamo dei nuovi video e se volete lasciare un like potete cliccare su like e altrimenti lasciate un commento che io vi risponderò. Grazie a tutti e a presto. Ciao!